Non è che il Papa può mandare Carlo V e dirgli ti regalo l'America purché tu li battezzi tutti. No, avrebbero diritto di vivere in autonomia i barbari selvaggi, però la carità vuole che la carità è il fatto che questi devono lasciare che andiamo a predicare. Non possiamo convertirli con le cattive, ma devono lasciarci predicare. Chissà perché. E non possono non sfruttare loro e impedire a noi di sfruttare le ricchezze naturali. Se le sfruttano loro, bene. Ma visto che non lo fanno perché sono selvaggi, allora ci andiamo noi, in spirito di carità, facciamo queste cose. No, ma lui, attenzione, difendevano i diritti di questo, e questa non è ipocrisia, questa non è ipocrisia, è conseguenzialità. C'è l'umanità ed è tutta uguale, tutta insieme, se c'è qualcuno arretrato è il nostro dovere aiutarlo. Ora, questo è un domenicano, come sappiamo, un po' i domenicani e moltissimi francescani sono stati gli unici che hanno tentato di con un cucchiaio di svuotare l'oceano della malvagità spagnola. Spagnola lì, poi c'era quella inglese là, per cui non è che c'erano i colonizzatori buoni e quelli cattivi. Per cui lì c'è proprio l'ordine dell'essere oggettivo. È chiaro che se loro ci impediscono di predicare, noi gli facciamo la guerra giusta. È quasi matematica. E poi c'è una lunga serie di paragrafi su quantum liceat in bello giusto. Anche qui dipende, perché qui c'è uno spazio universale, però già distinto fra uno spazio civile, uno spazio di poveri barbari, e vabbè. E poi ci sono sempre i turchi. E quelli ci sono lì. Sono lì. Questo è uno che lavora nella prima, diciamo, 1510-1540. Sono lì, sono i turchi. Allora bisogna fare continuamente la guerra contro i turchi. Guardate, perfino Erasmo, che era femminuccia pacifista, dice che bisogna fare la guerra contro i turchi. E quando li prendi vivi, cosa fai? Li ammazzi. Quantum liceat in bello giusto. Che cosa si può fare durante la guerra? Puoi far tutto. Li ammazzi i combattenti, ovviamente, anche le perdite collaterali. Spiace, ma insomma, se è militarmente necessario, vanno messe in conto anche quelle. Guardate, le stesse cose le ha scritte Walzer nel 2001. Non facciamo le vergini. Nel 2001, dopo le due torri, nel livello, no? What are we fighting for? Diciamo, bruttissima cosa la guerra, però quando ci vuole, ci vuole. Bruttissima cosa ammazzare gli innocenti, però quando devi fare un'operazione militare indispensabile, per carità, e tu sai che potrebbero capitare delle casualties sui civili, beh, basta avere un po' di competenze di storia delle dottrine politiche che si capisce nil sub sole novi. Allora, ammazzi tutti durante le battaglie, gli dai anche fuoco alle città, ovviamente con esempi tratti dalla Bibbia, caro mio, tiri fuori di tutto, no? Perché Israele faceva di tutti i colori, basta leggere il libro di Giosuè. Con la differenza che in alcuni casi Israele fa delle robe innominabili e allora l'esegeta, cioè
Vittoria, ma tutti poi, fin da Sant'Agostino, dicono ok, questa cosa non sarebbe da fare, secondo la ragione umana, però se la comanda il Dio. Però no, qui sono seri, dicono, se viene Dio a dirci di ammazzare tutti i bambini, lo facciamo, se non viene, lo facciamo, ammazziamo solo i bambini che da grandi diventano i nostri amici. Dura la vita. Questa è una guerra giusta. Una guerra in cui, badate, è facilissimo. C'è l'ordine dell'essere e c'è tutta la ragione da una parte, questo è tutto, e tutto il torto da un'altra. Cioè, assioma della guerra giusta, nel suo senso oggettivo, è si può capire. Poi c'è anche un elemento umanistico. La ragione umana può capire, tranne il caso della invincibile ignoranza, invincibile sul serio, può capire dove il bene, dove la giustizia e dove l'ingiustizia, e ha il dovere di perseguire la giustizia in buona fede. Questa è la guerra giusta della seconda scolastica nella sua fase iniziale domenicana con Vittorio. Poi arrivano i gesuiti e le cose, cioè Suarez, e le cose cambiano. E qui abbiamo il problema moderno. Il problema moderno, cioè che non è vero, semplicemente non è vero. Che si riesce a capire sempre chi ha ragione e chi ha torto. Per molti motivi, quelli empirici banali li capiamo, quello teorico di fondo è che l'età moderna non conosce più l'ordine dell'essere, perché non conosce più Dio, perché ce ne sono troppi di Dio. Dio non è più il nome, non è più il nome della pace, non è più il nome dell'ordine, perché tutti si ammazzano l'un l'altro in nome dello stesso Dio. Le guerre civili di religione in Europa sono la catastrofe dell'ordine dell'essere. La catastrofe. Per cui si possono ammazzare tutti gli ugonotti che si incontrano per Parigi la notte di San Bartolomeo e il Papa conia la medaglia. Dove sta scritto? Sta scritto che bella cosa ammazzare l'eresia. Naturalmente anche senza medaglia gli ugonotti facevano lo stesso, cioè. La forza del ragionamento è che ciascuno crede di essere nel giusto. Anche in buona fede. Anche in buona fede. E quindi urge una soluzione, cioè o si vince ammazzando tutti gli altri, cosa improbabile, fu la soluzione fino a Lutero, poi Lutero ebbe il colpo di genio di dire sta a vedere che adesso io mi alleo con i principi elettori, che sono degli immondi animali, però almeno mi salvano la vita. Ecco, che poi è stato quello il colpo di genio, perché altrimenti anche Lutero finiva catturato, bruciato e la cosa finiva lì. Invece i principi elettori di Sassonia, di Brandeburgo, di quegli accidenti lì, vabbè, vieni con noi, ci armiamo contro Roma. Allora lui ringrazia sentitamente e gli dice prego, ammazzate pure tutti i contadini che volete. Perché la guerra dei contadini è così, dice. Voi, cari principi, ammazzate, uccidete, squartate senza più. Perché? Perché non ci si ribella al potere pubblico. Potere politico è voluto da Dio. Il cristiano deve chinare il capo, la sua libertà è interiore. Ma lasciamo stare, questa è una deviazione. Abbiamo un problema, Dio. Come lo si risolve? In modo sofisticato, ma in realtà con risultato semplice. In modo sofisticato è reinterpretando le scritture in modo tale da trasformare Dio da trascendente in trascendentale. E in modo semplice facendo lo Stato, mettendo lo Stato al posto di Dio.
il che però ha una conseguenza, una serie di conseguenze fenomenali. Prima conseguenza, lo spazio diventa improvvisamente liscio, tutto qua. Cioè lo spazio è inerte, è una dimensione inerte occupata da soggetti politici artificiali con confini casuali, dinastici, tutti uguali fra di loro, gli stati concettualmente tutti uguali fra di loro. Questo si perfeziona col 1648-49 del passato. Seconda conseguenza, si rinuncia all'ordine dell'essere. Non c'è l'ordine dell'essere. Come si fa a dire bene o male? Al massimo si dirà utile e inutile, utile e dannoso. Poi puoi dire morale e immorale, ma per carità, non puoi dire morale e immorale, perché è chiaro che a quel punto tu ti sei affidato allo Stato, lo Stato deve sopravvivere. Cioè, lo Stato è una macchina che serve a tenere in vita gli uomini, ma deve prima di tutto tenere in vita se stesso. Pena il fatto che si torna nell'unica guerra ingestibile, che è la guerra dello Stato di Dio. Quella sì che è ingestibile, quella è la guerra che stermina l'umanità, che poi è la guerra civile di religione. Se no, lo Stato esige tributo di sacrifici umani? Certo, se decide che tocca far la guerra, sì, certo. Però sarà una guerra sicuramente meno impegnativa e meno devastante della guerra naturale. Lo Stato artificiale fa guerra artificiale, dove si muore sul serio, ma che hanno, diciamo così, un minimo di logica. Non è la guerra giusta, ma neanche per idea, non la puoi più nominare la guerra giusta, non c'è la guerra giusta. Però c'è una guerra che deve avere un senso. Lo Stato non può mettersi a fare guerre a casaccio. Deve fare delle guerre utili. Prima di tutto utile a rimanere lui stesso in vita, poi va anche utile alla propria potenza, alla gloria del principe. No. La gloria del principe è proprio una pessima motivazione, perché le guerre costano. Dice Hobbes, va bene che poi hanno un ritorno economico in canale, perché Hobbes le sapeva le cose, però insomma non è il caso. I liberali di solito ragionano così. Mi ricordo quando ero ragazzo che ero a Napoli con Nicola Matteucci, allora mio maestro, e dovevamo andare a parlare a un convegno. E c'era in porto una porteria americana, che era una roba che faceva paura, tanto era immensa. Mi ha detto, professore, guardi la maiestas. Galli sono tutti i soldi buttati via. Così ragiona un liberale. Cioè, non ci vede un grosso utile nella guerra, ma sì, può esserci un utile, ma non. Si fa prima fare i soldi col commercio che con la guerra. Ecco. E la grande rivoluzione è Hobbes, che impianta un'interpretazione della politica fondata sul diritto naturale soggettivo. Cioè la cosa importante non è l'ordine dell'essere, il bene, il male, il giusto e l'ingiusto, la cosa importante è portare a casa la pelle dei singoli, certo passando per lo Stato, il che è quasi una contraddizione, ma comunque è sempre meglio che non passare per lo Stato. Un liberale può dire lo Stato è un male, certo, però è un male minore che l'assenza di Stato. E così abbiamo, caso vuole, che l'anno di pubblicazione del Leviatano praticamente coincida con l'anno di stipulazione
dei trattati di Westfalia, 1648-1649, la pubblicazione del Leviatano del 51, in cui l'Europa diventa un mosaico di stati. Tutti uguali fra di loro, l'impero è a pezzi, la politica la fanno gli stati. Cioè, qui si chiude la guerra dei 30 anni, la Germania l'ha persa, tanto per cambiare, ci sono 360 entità politiche in Germania, e la guerra è, qui comincia l'età westfaliana, l'età in cui la guerra non è né bene né male, ma è un'arma della panoplia dello Stato. Guardate, è esattamente quello che pensiamo noi. Tant'è vero che noi, quando diciamo l'Italia ripudia la guerra, noi stiamo dicendo l'Italia come Stato sovrano ha il diritto sovrano di fare la guerra quando lo vuole. Primo. Secondo, rinuncia volontariamente e unilateralmente a questo diritto. Altrimenti la parola ripudia la guerra non ha senso. Io non posso ripudiare la morte. Non mi appartiene. Noi sappiamo che alla sovranità pertiene il battere moneta, istituire un ordinamento unitario, un'amministrazione unitaria, istituire un sistema di leggi unitario, fare la guerra quando il diavolo decide sovranamente di farla, con l'unico rischio di perderla, ovviamente. Da qui non ci si schioda. Poi possiamo dire che tutto ciò è talmente lontano dalla nostra sensibilità che noi a questo diritto rinunciamo. Cioè il diritto di utilizzare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Per cui abbiamo un problema con San Marino, invece che mandare qualcuno che parla in romagnolo a San Marino, gli mandiamo un paio di carri armati. No. Fine. Tutto serviva a far centrare l'ONU, perché l'ONU è precisamente l'organizzazione internazionale di stati che per entrare devono pagare con il biglietto d'ingresso la rinuncia sovrana allo jus ad bellum, salvo sempre il diritto di autodifesa. Se no, tutti gli articoli della Costituzione che parlano di guerra sembrano scritti da un pazzo, cioè l'Italia ripudia la guerra e poi comincia a spiegare chi dichiara guerra, chi vota, chi delibera la guerra, chi dichiara la guerra, chi gestisce la guerra. No, si suppone che quella non sia una guerra che nasce per gestire una disputa di ordine internazionale, che quella sia una guerra di difesa. E quella è sempre lecito sulla base del principio romanistico di in vire pellere licet. Ora, la grande svolta dell'età moderna è questa. Guardate, tutto quello che vi ho detto è una storia, è un'autonarrazione della modernità. La verità è che, prima di tutto, anche in età moderna le guerre avevano un discreto peso. Sì, tendenzialmente erano lo scontro fra forze armate regolari in divisa sul campo di battaglia un giorno solo. E poi, come diceva Manzoni, le truppe si incaricano di insegnare la modestia alle fanciulle e di alleviare le fatiche della vendemmia ai maschietti. No, vabbè. Ma a parte questo, questa è roba che vale solo lì. Questo Hobbes non lo dice. Ma la grande interpretazione di Carl Schmitt, peraltro, è questa. Cioè, attenzione, non state mica a credere sul serio che l'età moderna sia l'età in cui nasce l'universalismo.
perché c'era più universalismo teorico prima. L'età moderna è l'età in cui si dice che in Europa la politica si svolge in un certo modo, cioè attraverso stati, diciamo, all'ingrosso autogiustificanti, o meglio, stati che fanno alleanze, trono e altare, ma sono alleanze, mentre la legittimità dello Stato è prima di tutto dinastica e poi popolare, rivoluzionaria.